La Milano contemporanea e la Roma degli anni 60 sono metropoli di cui il nostro paese va particolarmente fiero e riconosciuto da tanti turisti che hanno visitato allora Roma e oggi Milano. Invece noi oggi faremo un percorso esattamente speculare. Già, perché con il messaggero di Sant'Antonio riusciremo a scoprire Roma allo specchio. È molto interessante il fatto che proprio questa testata, una testata ricca ovviamente di contributi di spiritualità, di aiuto alla preghiera e naturalmente anche alle virtù del Vangelo, ci porti con un reportage sotto la testatina L'Uomo Oggi agli scatti di Paola Favoino, dedicati appunto a Roma, questa città meravigliosa, questa città che proprio in questi giorni è stata anche particolarmente elogiata da Papa Francesco per l'anniversario che sta vivendo, un anniversario legato alle tappe civili di una capitale cosmopolita. Però ecco che con le immagini appunto possiamo vedere quello che magari anche in loco non avevamo notato. Gli scatti dedicati alla capitale ne dipingono un quadro contraddittorio, nel quale bellezza e degrado si mescolano dolorosamente, mentre vecchi e nuovi abitanti e turisti di sempre convivono sotto il cielo di una delle città più belle del mondo. E poi vedremo, vi anticipo, nella seconda parte, proprio oggi facendo un percorso circolare, che qualcuno, vedendo Roma e Napoli nel cosiddetto Grand Tour più di due secoli fa, avrebbe detto delle parole straordinariamente sincere e soprattutto da riportare in auge. Ma tutto questo lo riscopriremo dopo. Intanto questo cammino, come vedete multiraziale, come vedete cosmopolita e universale, come si addice appunto a Roma, è fatto di questi colori, di questi volti, è fatto anche dolorosamente, appunto l'avverbio mi sembra molto centrato in questo caso, ad esempio di una foto che ci sembra quasi arrivare dalla striscia di Gaza. Sembra che ci sia il muro, ahimè, e famigerato che divide gli israeliani dai palestinesi in questa fotografia. E invece no, siamo proprio nella nostra Roma. Certo, una Roma che qualcuno considera, si ostina a considerare periferica, ma come possiamo definire periferica una località, un ambiente, un quartiere, un rione in senso negativo dopo tutto il magistero di Papa Francesco? Questo non c'è più permesso. La nostra sciatteria, o se vogliamo i soliti pregiudizi, è ora davvero che li lasciamo nel passato. Guardate che belle queste fotografie, perché ricchissime. Nella prima si intravede anche, sia pure poco, qualche chiesa antichissima, qualcosa della Roma barocca, ma innanzitutto in primo piano uno di quei luoghi in cui si va a fare gli acquisti da parte di chi dei soldi e da spendere ne ha pochissimi, poi subito sotto qualcosa che ricorda l'antichità, che ricorda l'archeologia romana. Capitale dai mille volti, dunque. Questo è un manifesto affisso sul muro del centro Baobab, fotografato quando ci fu per un periodo la chiusura forzata di questo centro.
Oggi, mancando un'alternativa istituzionale, volontari e tanti cittadini aiutano col supporto di associazioni sanitarie e legali i migranti in transito con cibo, coperte e tende. Dunque, qualcosa che era cresciuto anche all'insegna, come vedete, del colore e del sorriso che qualcuno per un po' di tempo aveva negato. E invece, sinceramente, possiamo di nuovo ripetere che una città come Roma non può che essere sempre disposta a valorizzare coloro che guardano oltre il proprio particolare. Ma adesso invece, come vi dicevo, in questa inversione rispetto al classico come dire, incasellamento della Milano splendida di oggi e guardando indietro magari meno bella, invece scopriamo in un articolo di Alessandro Bettero la Milano anni 60. Foto, manifesti, riviste, oggetti di design documentano il boom economico del capoluogo lombardo, un cambiamento che influì su urbanistica, edilizia, trasporti e cultura, favorendo l'emigrazione dal mezzogiorno. Certo, come vedete da questo scatto subito sotto il titolo, c'era di che arricciare il naso, di che considerarsi non in una città dell'Italia ridente, ma chissà dove, con questi rifiuti in primo piano e i palazzoni appunto suburbicari. Invece fu comunque complessivamente un decennio irripetibile. Ci sono anche un attore, un cantante, anch'essi simbolo, Cochi Ponzoni e Enzo Iannacci, poi non può mancare uno squarcio appunto di un quartiere nuovo, Gallarate in quel caso, e soprattutto i giovani milanesi che cominciavano la movida, quando naturalmente non si chiamava così e quando i ragazzi che uscivano un po' faticosamente dal grigiore o comunque dal conformismo degli anni 50 cominciavano a lanciare nuove abitudini. Molto interessante anche il testo a corredo di questa mostra. Negli ultimi 20 anni Milano è mutata radicalmente, consegnandosi al nuovo millennio con rivoluzionari grattacieli, arditi avveniristici, con l'economia digitale, l'information technology, con le periferie spesso abbandonate al loro destino, ma con una tesa convivenza multietnica, una metropoli comunque capace di attrarre, formicolante di vite, esperienze, colori, lingue, odori, e anche con conseguenti irreversibili processi di urbanizzazione, che già appunto erano cominciati oltre 50 anni fa. Gli anni 60 sono anche definiti una stagione formidabile. Milano iniziò a ritagliarsi un ruolo da prima donna tra le capitali internazionali del design e della moda, dell'innovazione e della finanza, della cultura e degli spettacoli, della musica rock e pop. Qui si esibivano Duke Ellington e Thelonious Monk, Chet Baker e Jerry Mulligan, i Beatles al Vigorelli, Rolling Stones al Palalido. La città divenne anche trampolino per molti musicisti italiani, ne abbiamo visto uno poco fa, Iannacci appunto. Furono gli anni del grande slancio nell'arte con le opere di Lucio Fontana e Piero Manzoni, nel design con Marco Zanuso, Bruno Munari, Vico Magistretti, Achille Castiglioni, Bob Norda, della fotografia con i grandi maestri da Roberto Polillo a Giorgio Lotti, da Emilio Frisia a Piero Raffaelli. Non è un semplice elenco di nomi, è anche per farvi notare come se alcuni di questi nomi spiccano, perché li abbiamo citati in occasione di mostre personali ad essi dedicate, penso a Bruno Munari, molti altri invece nessuno o quasi, tranne gli addetti ai lavori, in Italia li conosce, e questo significa davvero che anche noi siamo un po' troppo pigri rispetto alla Milano che ha dato un altissimo contributo anche in senso artistico al Novecento. Prima di chiudere abbiamo visto appunto le immagini in riferimento anche ai grandi eventi con
i quattro di Liverpool, quel volto di Milano, quell'ambizione di città simbolo, sono andati trasformandosi rapidamente come il suo tessuto sociale. Probabilmente oggi Milano è ancora alla ricerca della sua nuova identità, che ne sappia esprimere al meglio le legittime aspirazioni. Addirittura qui si parla di una crisalide che non sa quando, ma presto sbuccerà e diventerà una farfalla. Ecco, davvero dal bocciolo potremmo dire anche della santità che poi diventa albero, ispirandoci a questa copertina così significativa che auguriamo a Milano e a tutti coloro che comunque la vedono come meta nel nostro paese, come capitale imprescindibile, proprio quasi come città gemelle. Ecco, la Milano e la Roma vicine e più omogenee, meno afflitte soprattutto dai pregiudizi, è quello che ci vogliono per la nostra Italia che ancora un pochino arranca. Vedo che ancora abbiamo tempo per riprendere in mano un numero internazionale che invece ci porta a un tema che riprenderemo tra un attimo. Come rispondere all'emergenza? Ci vuole più realismo. Questa volta non è un collega, è addirittura un filosofo, John Gray, che scrive per una testata abbastanza specializzata, si chiama Hanward, una testata ovviamente che si stampa nel Regno Unito. Gli ambientalisti si illudono di poter salvare il pianeta, ma ormai il cambiamento climatico è inevitabile. Solo adattandoci potremo sopravvivere. Al centro delle due pagine introduttive di un lungo minisaggio, quasi più che articolo, di John Gray, uno scatto che riguarda Parigi, una Parigi torrida. Era solo l'estate scorsa, era il 28 giugno, quando tanti, sicuramente tra essi anche i turisti, cercavano refrigerio. John Gray ci avverte, ad esempio, su questo. Una delle realtà di cui il pensiero verde non tiene conto è la geopolitica. Alcuni degli stati più importanti del mondo dipendono dai combustibili fossili per la loro esistenza. Fa l'esempio dell'Iran, della Russia, dell'Arabia Saudita. E quindi pensare che appunto noi con le nostre micro abitudini possiamo indurre dei macro cambiamenti che invece sarebbero appunto fondamentali riguardanti petrolio, carbone e quant'altro per veramente avere un'economia più verde è semplicemente patetico. Questo non significa che il comportamento virtuoso non debba essere una nuova abitudine. Questo va benissimo, naturalmente. È semplicemente però un allarme, una sottolineatura, quella di Gray, di cui tenere sempre conto. Un'altra realtà di cui gli ecologisti non tengono conto è la storia del Novecento. I movimenti di protesta contro il cambiamento climatico sono figli dei movimenti anti-globalizzazione di qualche anno fa e, come quelli, sono convinti che il capitalismo occidentale moderno non stia funzionando e sia destinato a scomparire. Anche questa è un'illusione, è un wishful thinking, come si dice appunto nel linguaggio dell'inglese contemporaneo, che molto spesso è azzeccato proprio anche dal punto di vista sociologico. Le peggiori catastrofi ambientali del secolo scorso sono avvenute nell'ex Unione Sovietica e nella Cina maoista, dove la natura è stata danneggiata più che in qualsiasi altro paese occidentale. E direi che come esempi già bastano. Ci sono poi anche ulteriori articoli che specificano meglio la differenza, appunto, come vi dicevo, tra quello che pensiamo essere ormai alle porte e quello che probabilmente accadrà, o meglio, non accadrà. Vogliamo ritornare all'ultimo numero
di internazionale, anche inevitabilmente con il tema che da settimane è il più importante nel mondo intero, anatomia di un virus, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova epidemia. Noi, a proposito invece di atmosfera internazionale, vogliamo valorizzare, le foto sono di Mirko Cecchi, l'articolo arriva dal Giappone, ma è firmato da un inglese, Carter Bank. Vogliamo parlare di Indonesia e di questi fondamentalisti all'università, un paese a maggioranza musulmana, storicamente laico e tollerante, ecco che vede un'affermazione proprio laddove si pensa, nell'università, dove si forma la classe dirigente del futuro, un'interpretazione rigida dell'Islam. Anche questo è un bagno di realismo, ahimè, con cui dovremo fare i conti. L'articolo è molto bello, è pieno di pennellate che ovviamente aiutano a immedesimarsi in questi luoghi che ci sembrano così lontani. Passeggiando nel campus, in uno dei campus universitari dell'Indonesia, è facile notare nel mare di studenti in jeans le ragazze avvolte in tuniche nere dalla testa ai piedi. Insieme a molti compagni di studi, queste donne hanno da poco abbracciato l'Iraq. In arabo significa letteralmente migrare o emigrare, tradizionalmente indica la migrazione del profeta Maometto dalla Mecca a Medina. In Indonesia il termine si estende a una varietà di movimenti e ideologie, grazie a cui i musulmani rinascono, cioè si rimettono a studiare seriamente la religione dei loro padri. Ma questo naturalmente non avrebbe nulla di strano se non si vedessero già alle porte dei cambiamenti in senso fondamentalista. E qui viene raccontata l'ideologia dei fratelli musulmani, riepilogando anche il salafismo, che è una delle sue sorgenti, nella sua corrente principale, caratterizzato da una forma di puritanesimo islamico non violento, ma ne esiste anche uno politico e uno jihadista. Secondo quello che racconta il giornalista, finora in Indonesia quello jihadista, quello appunto che prevede la guerra santa, ha dei numeri più bassi. I suoi aderenti di regola, pensate già di regola, rifiutano la TV, la musica e l'interazione tra i sessi. E questo ricorda molto i talebani. Formazioni laiche. Per molti anni il pensiero islamico in Indonesia era stato dominato da organizzazioni, una come sigla NU, Rinascita dell'Islam, l'altra tradotta significa Seguaci di Maometto, che hanno ormai decenni, soprattutto quest'ultima, NU, fondata proprio in contrapposizione all'altra, probabilmente la più grande organizzazione musulmana del mondo, perché ha tra i 30 e i 50 milioni di seguaci. A quanto pare gli studiosi ritengono che l'Islam indonesiano potrebbe essere un antidoto ai movimenti più conservatori e jihadisti del Medio Oriente e di altre zone del mondo. Però, come abbiamo anche accennato e come viene raccontato molto bene in questo lungo articolo, c'è da vedere cosa accadrà in futuro. Le università indonesiane, la conclusione, dovranno affrontare questioni difficili nel prossimo decennio. È possibile impedire o limitare la diffusione di movimenti contro la legge senza violare il diritto di altri a seguire il loro credo religioso, anche se di ritenuto sgradito, e nello stesso tempo promuovere valori pluralistici in tutta la comunità? Ecco una domanda che riguarda un po' tutte le formazioni politiche e sociali di tutto il mondo e sulla quale l'Occidente naturalmente ha molto da dire. Ma noi, prima di arrivare a un grazie o comunque a chiudere davvero con queste riviste che vi ho preparato per oggi, vogliamo dare uno sguardo al venerdì di Repubblica e soprattutto alla segnalazione di un libro
che ci parla di Grand Tour, un tema di per sé molto gettonato anche nel nostro paese, però dal punto di vista dell'altra metà del cielo, come qualcuno ama dire, cioè dal punto di vista di coloro che non con facilità potevano affrontare lunghi viaggi. L'altra metà del Grand Tour, le tante viaggiatrici, ereditiere, vedove, pittrici, poetesse che tra 7 e 800 calarono in Italia dal nord Europa, trovando spesso un'inattesa libertà. Il testo è di Vittorio Aliata, dunque ci sono riferimenti anche pittorici, ovviamente, a donne che in qualche caso erano veramente molto celebri, per cui appunto c'è l'equivalente di una foto, mai con la volgarità dei selfie di oggi, sempre con il tocco dello sguardo del pittore, magari anche di corte, quindi abbastanza scevro da voli pindarici dal punto di vista artistico, ma in qualche caso naturalmente è molto bello ritrovare queste atmosfere, come vediamo ad esempio nella foto grande sulla destra che ritrae una turista in visita al Colosseo, un dipinto della metà 800 di Marco De Gregorio. Certo, la metà 800 già significa che il picco della moda del Grand Tour era terminato, perché il massimo fu appunto tra la fine del 700 e l'inizio del 1800. Però, come sempre, poi i racconti, pensiamo al grande scrittore e pensatore tedesco Goethe, che venne in Italia appunto nel penultimo decennio del 1700 e poi scrisse quasi 30 anni dopo quell'immortale opera che si chiama proprio Viaggio in Italia. Quindi viaggi che poi decantando sarebbero diventati racconti, altrimenti non potremmo sapere che cosa era accaduto in questi itinerari molto affascinanti tra il nord e il sud dell'Italia. Non pensiamo che siano solo Milano, Roma e Napoli le protagoniste, c'erano anche momenti in cui si attraversava l'Appennino, che vengono descritti appunto mirabilmente. C'erano momenti difficili, ovviamente, ma soprattutto c'era questa voglia di maggiore libertà che al proprio paese le inglesi non avrebbero avuto, una libertà di sguardo, naturalmente, ma anche tanti e tanti pregiudizi da confrontare con la realtà della nostra Italia. E chiudiamo con una frase: è proprio Napoli, vista dal Vesuvio in fiamme, il simbolo di un paradiso perduto. Si parla dell'Italia, di tutta una nazione straordinaria e bellissima, ma decadente e corrotta. Addirittura, in questo senso, potremmo ritornare anche noi a riguardare con un mini tour magari il nostro paese.